Ebbene, qui siamo ad una novità assoluta per questa edizione perché l'Associazione Teramo Nostra e l'Istituto Zooprofilattico di Teramo hanno istituito un premio riservato ai documentari naturalistici e riguardanti il corretto rapporto dell'uomo con la natura e gli animali, con l'intento appunto di sensibilizzare il pubblico alla salvaguardia della natura e soprattutto ad un rapporto di amore e di rispetto verso gli animali. Il documentario vincitore di questa sezione è La biodiversità del Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Io vorrei Ferdinando Di Fabrizio, regista, e Alessandro Di Federico, operatore, insieme a Grazia Felli dell'ufficio stampa del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, di raggiungerci appunto qui sul palco. Buonasera. Felli, salve. Intanto noi sottolineiamo appunto, non è arrivato appunto, abbiamo il regista e ci preme anche sottolineare appunto l'importanza di questa collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e il Premio Gianni Di Venanzio, abbiamo detto appunto una novità assoluta di quest'anno, proprio un esempio che vuole essere di sinergia tra la cultura dell'immagine e poi la scienza, proprio al fine in qualche modo di favorire una crescita umana centrata sul rispetto del territorio, e questo è il nostro e il vostro intento. Sì, il parco è molto grato all'organizzazione di questa meravigliosa manifestazione. In primo luogo porto i saluti del presidente Arturo Diagonale, del direttore Marcello Maranella, vostro conterraneo. Il parco è impegnato a promuovere il territorio a Torino, al Salone del Gusto. Certamente è una relazione molto stretta e una sorta di alleanza, se vogliamo, c'è una piena condivisione evidentemente sulle tematiche della promozione dei valori ambientali, culturali, paesaggistici di questo meraviglioso territorio, per cui il parco investe evidentemente nella produzione di strumenti che possano facilitare, ecco, la veicolazione di questi valori. Sì, diamo anche la parola al regista. Sì, grazie. La biodiversità è un argomento attualissimo, quest'anno è l'anno internazionale della biodiversità. Il parco è un elemento importante, qui in Abruzzo, il Gran Sasso stesso è un punto di riferimento. Noi da Penne abbiamo realizzato questo lavoro, 3 anni di riprese sul Gran Sasso per cercare le piccole cose, in fondo, non so, un'arvicola ai nevi che detiene il primato in Italia dell'altitudine, un piccolo mammifero che vive su Monte Bianco fino a 4.200 metri, 3.200 specie, pensate, di una flora mediterranea importantissima, per lo più specie endemiche o comunque relitti glaciali da scoprire dal Botton d'Oro, oppure la stella alpina che qui si chiama Appennini, la pasticce di parole sul discorso biogeografico. Quindi un patrimonio veramente notevole da tutelare, da salvare, e veniamo anche al discorso di parchi, un momento difficile per la vita stessa dei parchi, tagli, fondi, ma insomma in questo caso proprio stasera è un evento importante perché parliamo di un documentario che in 3 anni ci ha dato la possibilità di, in una rassegna, di stringere partendo dalla cima del Gran Sasso, che era un po' il Gran Sasso d'Italia, no? Dicevamo, qui il parco del Gran Sasso e il Monte della Laga, abbiamo perso il vocabolo Italia, ma è comunque pur sempre la montagna più alta dell'Appennino con una ricchezza straordinaria, e quindi noi diciamo che le aree protette, oltre ai parchi, abbiamo 25 riserve regionali, un micro mondo per lo più conosciuto negli ultimi tempi, ma dove devo dire si conserva la maggior parte delle specie animali e vegetali di questa bioregione geograficamente importante nel cuore del Mediterraneo, il Mare Nostrum, diciamo, fondo è anche qui il mare con la presenza di queste specie straordinarie. Quindi devo dire che l'importanza dei parchi è ancora fondamentale per la vita sul pianeta. Nell'anno della biodiversità noi non potevamo che proporre al parco che ha accettato questo percorso, questo viaggio importante sulle montagne più belle dell'Appennino. Grazie, grazie davvero per questa bella precisazione e per averci anche regalato queste curiosità tecniche. Mentre noi vediamo le immagini, ci spostiamo da questa parte.
La ricchezza della biodiversità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è confermata oggi dalla presenza di numerose specie vegetali e animali. Il gracchio alpino vive sulle vette del Gran Sasso, dove si sposta da un versante all'altro con voli veloci. È un uccello stazionario che nidifica nelle cavità delle pareti di roccia. L'arvicola delle nevi detiene il primato dei piccoli roditori sulle quote più alte delle montagne. Sul Monte Bianco è stata segnalata a 4.700 metri sul livello del mare. Ha una distribuzione euroasiatica ed è attiva in pieno giorno sulle scarpate rocciose e sulle praterie di altitudine. E a consegnare la targa sarà Paolo Della Villa, dirigente dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Eccolo che ci raggiunge, accompagnato dalle note del maestro Meseconi, grazie. Ecco. Con le targhe per voi, Fernando Di Fabrizio e Grazia Felli. Grazie dottor Della Villa, ecco una breve battuta per lei che insomma rappresenta una realtà scientifica tra le migliori in Italia, possiamo dire, questa sensibilità appunto verso l'arte vi fa onore. L'Istituto Zooprofilattico ha raccolto con grande gioia, grande entusiasmo, la possibilità di lanciare questo segnale, e cioè il valore sociale importantissimo che hanno gli animali per noi e la possibilità che appunto si sposi la scienza, la natura e l'arte in una occasione, in un evento tanto importante e prestigioso per la nostra città. Grazie a tutti voi, grazie davvero per il vostro impegno.